Allora, qua abbiamo croccantini. E uno, e due. Ma non decidi tu. E tre. Buon day, io sono barbuto. Ma non ho la barba. Ma sono miei quelli. E quindi? Qua abbiamo... Vabbè, comunque sono qua con mia sorella. Brava. Abbiamo qui una pesca delle noci. Allora, abbiamo anche le felpe petacolo. Link in descrizione per acquistarle, sono in offerta per gli ultimi pezzi. Abbiamo qui una scatola, che non so bene come chiamarla, la chiameremo scatola, con dentro dei bigliettini. Mia sorella non sa nulla di questo video, le ho detto semplicemente facciamo questo video, va bene, ok. Praticamente da questa scatola pescheremo una alla volta dei bigliettini, Martina. E ragazzi, potrebbe darsi che ti capita un bigliettino vuoto, quindi non succede niente, tocca l'altro. Può essere che ti capita un bigliettino con un indovinello. Se sbaglierai l'indovinello ci sarà una penitenza. Se lo sbaglierò io ci sarà una penitenza. Può essere che troviamo un bigliettino con solo una penitenza, quindi senza indovinello. Ma non dire. Può essere che troviamo un bigliettino dove dobbiamo rilevare, rivelare un secret, un segreto. Per chi non sapesse l'inglese, secret uguale segreto. Va bene. Benissimo, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale se non siete iscritti con hashtag nuovo iscritto. Prima le donne, pesco un biglietto. Parto io. Ah. Ne ho pescati due, quindi uno lo rimettiamo dentro. Sei contento tu? Abbiamo mischiato bene. Domanda scomoda. Domanda scomoda. Cambiamo domanda. Non vale. Va, Martina, pesca. Non vale. No, adesso riprendi il bigliettino e fai la domanda scomoda. Lo sappiamo bene che Martina quando si bara si incazza. Vai, tocca a te, dai. Riprendi il bigliettino. Non ho visto solo domanda scomoda, non l'ho letta, quindi non mi ricordo. Ho capito, ma prima le donne hai detto. Tocca a te. Che cazzo. Vai, pesca il bigliettino. Non siamo ragazzi, perché io faccio video con lui che bara sempre? Perché ti obbligo. Puoi domanda dirlo. Puoi dirlo che ti se obbligo. Ti offrissero un, ma come scrivi? Bene. Se ti offrissero 1 milione di euro, ma sì, non devi più parlare alla persona di fianco a te. Quale? Io. A parte che l'ho letta come affermazione. Quindi è un punto di domanda. Preferiresti 1 milione di euro? O non parlare, cioè, tu accetteresti 1 milione di euro pur di non parlare più con me? No. Che gentile. Io sì. Va bene, allora non parlare mica. Sto scherzando. Inizia a darmi 1 milione di euro, poi vediamo. Tocca amico? Tocca sì, amico? E magari la prossima volta. Sì, almeno non lo metti più via. L'ho pescato, l'ho pescato. Domanda scomoda. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto la cacca? Ma sempre domande sulla cacca. So che al mio pubblico piacciono le domande sulla cacca, visto che ce ne fate sempre, quindi ne ho preparata una. Oggi ho fatta ben 2 volte. Che campione. Pesca il bigliettino. Vediamo. Penitenza, mangia un croccantino del cane. Che stai dicendo? Io non mangio proprio dolci, niente. Dolci in fondo li ho già preparati. Allora, qua abbiamo croccantini. Uno c'è scritto. Oddio, sto per cadere. Uno. Sta ferma, un attimo che li inquadro. Croccantini di prima scelta, Sembra cacca sciolta. Fatti cadere tutti. Giuseppe, è rimasto giusto. Chiama il cane. Dopo lo chiamiamo. E passami l'acqua. Grazie. Grazie. Ragazzi, che schifo. Non devo mangiare seriamente. Ricominciamo il video copia mia sorella per 24 ore che mi è piaciuto tanto. Vai. Schifo, ragazzi. Io non li mangio da quando 5 anni. Devi anche masticare, eh? Sì, se no non ha preso. No, allora, tipo... Almeno un morso. No. Sì. No, ma Martina, una penitenza è una penitenza. Sì, ma non ho deciso io di fare questo video con te. Mi spiace, Martina, lo sai che i miei video prendono sempre qualche trabocchino. Non voglio. Ma Martina, vai. E uno, e due. Ma non decidi tu. E tre. Mastica, non sento il rumore. L'ho sentito. Martina, è buono? No. No, aspetta, adesso ce l'ho qua. Che schifo. Ma hai guardato almeno cosa c'era nel croccantino? No, perché non sei allergica a nulla. Ma per sapere cosa ho mangiato. Un croccantino del cane. Vogliamo riprendere il gioco? Il hueco? Salute. Buongiorno principessa. Quanti che sono, mamma mia, tutti morti. Sono tanti, eh? Domanda scomoda. Domanda scomoda. Hai mai odiato l'altro? Ignota. Te? Io. Sì. È capitato. Tipo adesso, vedi? Come ho? È vuoto sto biglietto.
Che schifo, ma mi ricordo uno schizzo. Ho sbagliato. Bigliettino vuoto per Martina. E quindi? E tocca a me, non succede nulla. Ti è andata bene? Benissimo. Ti è andata bene, bigliettino vuoto. Però c'è scritto. Ti è andata bene, bigliettino vuoto. Un altro bigliettino. Basta questi bigliettini vuoti. Mangia un altro croccantino, puoi farlo. Tocca a me. Allora, no, se abbiamo trovato un bigliettino no, vuoto. No, c'è un altro bigliettino con scritto mangia il croccantino. No. Indovinello. Indovinello. Qual è il colore preferito dell'altro? Se indovini, sei salva, salvo. Altrimenti, confessa un tuo segreto. Colore preferito di mia sorella? Da piccola era l'azzurro. E ora? Il colore preferito di mia sorella? È il nero. Ho indovinato? Sì. Non confesso nessun segreto. È incredibile. Domanda scomoda. Domanda scomoda. Quando è stata l'ultima volta che hai dato un bacio? Quando è stata l'ultima volta che hai dato un bacio, Martina? Oggi. Eh? sì. Bene, andiamo avanti, ragazzi. Aia. Domanda scomoda. Hai mai scorreggiato in pubblico? Tantissime volte. L'ho fatto anche all'inizio di questo video. Ragazzi. Domanda scomoda. Domanda scomoda. Ma come li hai tagliati questi video? Domanda scomoda. Mentre eri fidanzato, hai mai fatto pensieri su qualcun altro? E qua è sincera, devi essere, eh? No. No? No. No in... Ma quelli, allora ragazzi, possiamo mettiamo... fare la lista, possiamo fare la lista. Mettiamo in no, chat. No, chi abbiamo? Joshlem, Franco. Ma chi è Andrea, Franco, per Mattia, favore ragazzi? Giovanni. Allora, io Pasquale, sono sincera. Francesco e Nino. Francesco e Nino. Sono sincera, li trovo dei bei ragazzi, ma non ci ho mai fatto pensieri, ok? Ma va a cagare. Allora. Scusa. Tocca a te, oh. Io l'ho appena risposta. Tocca a te, non facciamo come i punti che perdiamo. Tocca a te, io l'ho appena pescato. Tocca a te. L'ho pescato io, mi è uscita la domanda scomoda. Hai ragione. Oh madonna. Allora, ragazzi. Domanda scomoda. No, scherzo. Penitenza, mangia un peperoncino. Che bello. No, aspetta, ho perso il bigliettino, non posso farlo. Ma vai a cagare, anch'io ho perso quello del croccantino, metti in bocca. No, non tutto. Io il croccantino l'ho mangiato. Il croccantino era così, ragazzi. Ho capito, tu hai scritto un croccantino. Sapevi che erano così piccoli, se volevi quello più grande. Ma se capitava a me. Ma vai. Aia, oh, basta picchiarmi che mi segnalano il video. Per atti osceni in luogo privato. Muoviti. Fatto. Devi mangiarlo. Oh, ma sei coglione. Dai, il mio letto. C'è via tra acqua. Il Giuseppe mi ha sporcato tutto il letto. Cosa fai con il cestino? Vai in bagno. No, vai in bagno. No, no, mi... non mi sboccare sul letto. Ah. No, Giuseppe, vai in bagno. Mi sbocchi sul letto. Giuseppe, oh, dormi di qua stanotte. No, Giuseppe, ti prego, vomito anch'io. C'è l'altra lì. Giuseppe, vomito. Giuseppe, per favore. E come si ha? E non sono capace. Non capi a parlare. Bene. Ah, che dolore. Indovinello. No, aspetta. Ma tantissimo. Posso leggere? O devi ancora stare qua a lamentarti? Vai. Indovinello, di che colore indossa la felpa l'altro? No. No. Ieri. Di che colore indossava la felpa l'altro ieri? L'altro, virgola, ieri. Se indovini sei salvo, altrimenti mangia il bigliettino. Tu io ieri, sto male. Ieri mm-hmm. indossavi questa? No. Sì. No. Sì. No. Sì. Non indossavo quella. Non mi mangio il bigliettino tanto. Non indossavo quella. Ma indossavi? Non te lo devo dire, scusa. Ah, devo. Mi devi dire il colore. Non basta guardare la mia valigia. Mi sono portato. Guardate, è vuota. Appunto, mi sono portato. Era nera allora. Era nera? Hai ragione.
Era questa, perché la felpa petacolo non si toglie mai. Anche questo è petacolo, cretino. Volevo farti un trabocchino. Bene ragazzi, questo video è terminato. Spero che vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti. Alla fine le petizioni più brutte le ho fatte io, a parte il croccantino. Spero mi... Ah! Ah, ma è graffiato. Ma che ti ha toccato il collo, che ti ho beccato qua, ma che fai? Ah, ma è graffiato. Sei un pazzo. Ci vediamo con un prossimo video.